Salve a tutte e tutti amici ed amiche che mi seguite in YouTube. Io ritorno dopo circa una o due settimane di silenzio perché ho avuto tanto da fare e quindi mi scuso con tutte e tutti voi per non aver rinomato la serie dei miei programmi, però vi dico subito che ho aperto un conto in Vine e che ho caricato dei video e che ho subito battuto dei record. Vabbè, l'hanno visto più, ho ricevuto più di 1000 LOP e poi c'ho un'ottantina di iscritti, una cosa così. Quindi, se volete comunicarvi con tutte e tutti voi, potete farlo in Vine, o potete farlo anche in Kick, che c'ho un account Kick, basta che mi cerchiate come Sant'Enchan. Però adesso bando alle ciance e andiamo all'argomento del giorno. In 3, 2, 1. L'argomento del giorno che sarà il giubileo. Il giubileo che ha indetto Papa Francesco negli scorsi giorni, non so se è già passata una settimana, e che lui dice che, cioè lui dice, durerà un anno. Un anno nel quale aumenteranno i pellegrini, i viaggiatori e tutte le persone che ingresseranno in Italia. Quindi già abbastanza problemi abbiamo di persone che vengono in Italia, ma ci si mette giusto quest'anno, che è finito con gli attentati di Francia, gli 7 attentati parigini, è finito tragicamente così, ci si mette anche il Papa a fare venire più viaggiatori per l'Italia. Nulla da recepire, per carità. Il Vaticano è una grande macchina turistica che fa lasciare un bel po' di patrimonio ai turisti in Italia. Però, voglio dire, già ci abbiamo tante rogne. È iniziato l'anno santo. Perché giusto adesso? Beh, dobbiamo chiederlo anche in parte al cardinal Bertone, che si è rifatto l'attico perché lui e delle monache dovevano avere un attico nuovo per rappresentanza, non si sa chi dovevano rappresentare, perché chi va a trovare delle monache di clausura e un cardinale che vivono in un attico, non lo so. Comunque a me pare che, come sempre, la curia papale pontificale voglia recuperare un bel po' di soldini che hanno le casse vuote. E adesso il Vaticano, grazie anche all'integerrima pulizia che finalmente sta mettendo Papa Francesco nello IOR e nella curia romana, che la città pontificale sta rimanendo con le casse vuote. Allora, per rimpinguare le casse di nuovo denaro, di fresco denaro, il Papa ha indetto questo giubileo, che lui lo ha promosso come il giubileo della misericordia. Quindi la porta santa in quest'anno giubilare sarà la porta della misericordia. YouTube mi consigliano sempre di fare dettagli. Comunque, storicamente si sa che di giubilei se ne facevano pochi nel passato, e l'aumentare della frequenza giubilare coincide e ha coinciso anche in secoli passati con una forte, sempre più crescente necessità da parte della curia romana di avere del denaro fresco. Quindi, come dire, stavano a secco. In pratica, non vi dovete scordare che attraverso la vendita di indulgenze e i vari pellegrinaggi, i vari giubilei, un antecessore di Papa Francesco ha pagato al Michelangelo e ad altri artisti tutti i lavori per modificare l'originale Vaticano in quello che è oggi. Quindi hanno raccolto
miliardi degli attuali euro attraverso la vendita di indulgenze, che ancora adesso vai in Ottaviano, entri in uno dei negozi del Vaticano che non pagano tasse e con la stampante, neanche più scritto a mano, ti danno un foglio che dicono che qualsiasi cosa tu hai fatto, beh, adesso espiri, sei penitente e già il tuo passato non conta più. Paghi pochi euro, forse un centinaio d'euro per avere un foglio riccamente stampato a colori, magari anche con filigrana d'oro. Quello ha un fortissimo valore religioso, ma per il Vaticano soprattutto un fortissimo valore economico, soprattutto visto come la curia romana dilapida i soldi che dovrebbe andare in beneficenze. Adesso questo giubileo serve a nient'altro che a riempire le casse della curia romana. Infatti, Martin Lutero è diventato scissionista, perché erano tutti cattolici in Europa, proprio per protestare contro gli abusi economici del clero romano, di cui il Papa faceva parte e continua a far parte. Quindi, come dire, niente, tutto questo lo fanno per denaro. Poi lo fanno passare per spirituale. E quindi adesso andate tutti a questo giubileo che durerà un anno poi, fra l'altro, quindi la porta è aperta, la porta giubilare che si chiama adesso della misericordia, e quindi andate comodamente in aereo, perché già non si usa più andare a piedi, anche perché da tutto il mondo come farebbero. Andate al giubileo, andate al Vaticano, compratevi il pergamino per 100, 200, 300, 500 euro. O quanto la vostra coscienza vi dirà, perché magari avete delle colpe da espiare, quindi più pagate, più sentite che state sacrificandovi, e vi laveranno tutti i peccati in nome di questo e di questa vendita spirituale. Io non gli do molta importanza a queste cose, perché sono sempre stato ateo, continuo a esserlo. E quindi la confessione, il giubileo, la vendita delle indulgenze per me sono solo mercimoni con i quali controllano la coscienza della gente. Poi un Vaticano che non accompagna lo sviluppo scientifico dell'Italia e del mondo, perché ancora dicono che Gesù camminava nell'acqua, che volava, e tutto quello è anacronistico ed è antiscientifico. Vabbè. Ma si sa che credere nelle favole è meglio che credere nella nuda e cruda realtà. Però la verità è quella che ormai l'unica cosa che conta è il pensiero scientifico. Quindi mi stanno chiamando al cellulare, non so se si sente, però dicevo, sta per venire il caffè, ho appena finito di pranzare. E niente, hanno fatto questo giubileo che ci sommergerà di pellegrini, come se non bastavano i profughi, come se non bastavano i terroristi che entrano, quelli che già sono nati in Europa. Ci sommergeranno l'Italia di pellegrini che portano alle casse dello Stato italiano, non soltanto a quello della Curia Pontificia, del denaro, ma anche delle sfide. Perché non è che era solo 1 o 2 giorni questo giubileo, durerà 365 giorni. Quindi saranno 365 giorni di allerta, e speriamo che non siano allerta rossa. Ma tutto questo, ripeto, lo fanno per i 4 denari che possono raggranellare. Altra meta non ce l'hanno. Vabbè, pentitevi, viaggiate, spendete, fatevi delle belle vacanze e poi compratevi questo pergamino che vi potreste lavare, non vi dico che cosa. Però così, pagando dei soldi e avendolo da una stampante magari industriale, bella. Ecco, con quello il passato è passato. Voi pagate 500 euro, il passato è passato. Siete passati attraverso la porta della giubilare, la porta della misericordia, vi siete lavati, vi siete mondati di tutti i peccati. Beato chi ci crede veramente, magari diventate anche dei santi. Io invece credo che se voi vi comportate così è perché siete dei figli di puttana che avete fatto qualcosa e non vi si caga nessuno. E quindi per me il pensiero razionale è meglio. Comunque, ha un altro commentario. Arrivederci, ciao. Sono di nuovo tra tutte e tutti voi. Voglio fare un post scrittum, anche se
Non scriverò nulla. Beh, mi sembra giusto a tutte e tutti voi che, dando del denaro, uno possa riparare i danni che ha fatto nella vita, i peccati, capitali, teologali. C'hanno una dottrina scolastica molto ricca, e un dogmatismo, cioè la forma rigida nella quale si applica la dottrina, anche ancora più ricca di variazioni scolastiche, perché di sicuro che i preti sono bravi a parlare. Mi sembra giusto che il discorso spirituale si riduca in essenza a pagare per essere perdonati. E non so, è quella veramente la religione, lo scopo della religione? Adame i quattrini che te perdono. Poi una cosa, che uno un peccato lo deve aver fatto contro se stesso o contro qualcun altro. E lì ti salta fuori nel confessionale il prete e poi ti dà la penitenza, ti devi mettere a pregare, Paternoste, Ave Marie, devi recitare il credo del cattolicesimo, che non c'è un'altra chiesa lì fuori di quella cattolica, che Dio è uno e trino, e devi dare soldi perché la confessione si paga. Poi magari ne fai tante perché il peccato è grave. E lo stesso discorso vale per il giubileo, che non è nient'altro che un pellegrinaggio con finale confessione di masse di credenti e di pellegrini. Ebbene, il denaro allora è quello che lava il peccato, non Dio o la confessione davanti a Dio, perché se non paghi non c'è confessione, non ti vendono l'indulgenza, il papiro con scritto che il signor Carletto si è cagato a letto. Non so, di che ti possono perdonare? Se uno uccise una persona, magari andranno da tutto il mondo, dopo essersi salvati in tribunale, no? Però devono lavare la loro coscienza. Allora fanno il pellegrinaggio, per esempio, anche un terrorista che ha fatto una strage. Al pellegrinaggio, magari non va in Vaticano, magari va in qualche altra chiesa che hanno aperto la porta del giubileo, che si chiama della misericordia quest'anno, giubilare. Gli danno il pergameno, fa tutti i rituali, almeno moralmente ed eticamente è ineccepibile, perché si è lavato dai peccati. Anche basta attraversare, dicono con fede, la porta giubilare di qualsiasi cattedrale, ma anche qualsiasi chiesa, insomma la porta centrale, tanto perché sta sempre chiusa, che tu entri dalle porte laterali, no? Ecco, entri dalla porta centrale di fronte all'altare e in pratica così ti perdonano tutti i peccati capitali. Sei stato un maiale, un porco, un assassino, un degenerato, e io mi devo abituare a guardare in camera. Molto, molto figo questo cellulare, adesso chissà quanto mi pesa il video. Altri 4 minuti e 10. Però dicevo, la Chiesa in nome di Dio ti perdona i tuoi peccati con questo giubileo, la vendita di indulgenze, di pergamini e tutto. Ma se tu sei stato un assassino o uno scippatore, la vittima non ti perdona perché o è morta o non ti vuole perdonare. A che cazzo serve tutto questo? A lavarti la coscienza tu, dando denaro? Poi che ci fanno col denaro? C'erano dei cardinali che erano azionisti di una teleporno. A Napoli affittavano a delle donne di famiglia che si prostituivano per comprarsi la catenina d'oro o la pelliccia degli appartamenti. Banche che finanziano il Vaticano invertono in armi,
il cardinal Bertone con le monache si sono fatti un attico al Pincio da favola o non so dove. Insomma, tutti questi denari saranno di nuovo spesi in minchiate come è stato fino adesso? Perché certo, almeno nel passato, siccome non avevano molto in cui spendere, i soldi delle indulgenze, dei giubilei e di tutto lo invertivano, tanto i prelati, la curia individualmente, come il Vaticano come ente della curia romana, in statue, quadri, opere d'arte e anche libri. Almeno è rimasto qualcosa ai posteri. Ma adesso guarda quello che è stato l'amministratore del convento di Monte Cassino o del monastero di Monte Cassino, che si faceva con l'estasi la cocaina, andava nei night, tutto quello che spendeva manco rimarrà alla posterità come elemento culturale. Almeno nel passato si riempivano gli appartamenti di statue che poi andavano nei musei. Adesso no. Trincano, faccano, magnano, mettono i soldi in conti paralleli, paradisi fiscali. Sembra che più la curia romana, che più che cercare il paradiso extraterrenale, cerca il paradiso fiscale. E quindi a che servirà questo giubileo? A rimediare tutto il denaro che è stato dilapidato fino adesso? O a continuare a spenderlo nella stessa forma. Comunque, la cosa che più mi stupisce sono i fedeli che, con tutti i casi di pedofilia che sono stati taciuti con miliardi di euro, miliardi di dollari anche, tutto lo scatafascio interno del Vaticano, sette pedofile, massoniche, sataniste, logge pornografiche, non so, se ne sono dette di tutti i colori, che continuano a credere in un culto che per sopravvivere deve prendere denaro ai fedeli. Ma perché non farsi atei? E a che serve? Guarda che moralità hanno loro che parlano in nome di Dio. Io sono sempre stato ateo, per cui non so che giudicare di questo pellegrinaggio, di questo giubileo, che ne fanno sempre di più per raccattare sempre più soldi, e poi vanno a dire a Bertone come si spendono i soldi del giubileo. Io non lo so, forse Papa Francesco che fa pulizia, però il Vaticano è durato 2000 anni per qualcosa. Non credo che riescano a cambiarlo in questi ultimi anni, 2 o 3 anni. Io dico che continuerà a essere sempre quello che è sempre stato, a meno che lo cambino così profondamente che sparirà del tutto, come è successo all'Unione Sovietica. Ha durato 75 anni, poi è arrivato Mikhail Gorbaciov con la perestroica e la glasnost. Voleva cambiare radicalmente il sistema era marcio fin dalle fondamenta ed è sparito, è crollato tutto. Adesso vediamo se Papa Francesco, al secolo Bergoglio, riuscirà a cambiare qualcosa del Vaticano o il Vaticano lo cambierà lui come è successo a Papa Giovanni Paolo I, oppure riuscirà a cambiarlo nel senso che lo farà sparire al Vaticano. Perché c'è troppa corruzione, ma davvero. Un giubileo serve a salvare le anime o serve a salvare le arche dello Stato Pontificio? Beh, vabbè, allora vi lascio perché già mi sono espresso sul tema ed era molto tempo che non facevo un video, quindi con questo, anche se ci metterò una cifra a caricarlo, vabbè, cerco di redimermi a mio modo dalla grande assenza che ho prodotto nel mio canale di YouTube. Vabbè. Cioè, vediamo un po' di farci pagare da YouTube, no? Lo spero tanto. Allora, arrivederci, vi lascio e con questo enigma. A che serve il giubileo? Si può diventare santi dopo aver partecipato a un giubileo? Si possono pagare le colpe che si hanno commesso pagando e andando al giubileo? Oppure si rimane in debito con le proprie vittime? E anche con se stessi, la propria coscienza. Realmente ci si riesce a pulire la coscienza pagando un'indulgenza a chi non ha un cazzo a che vedere con quello che si è fatto? Non so, perché se tradisci qualcuno, rubi a qualcuno o uccidi qualcuno, paghi per avere un pergamino, un'indulgenza e già punto a capo, zero, sei pulito. Poi attraversi pure la soglia
del portone del giubileo, del portone giubilare, e già lasci tutti i tuoi peccati alle spalle. Veramente vogliamo credere a queste cazzate? Vabbè, allora arrivederci, grazie per seguirmi, il vostro Sant'Enchan, e ci rivedremo al prossimo video.